Il 2023 si è chiuso in Consiglio regionale con l'aumento parziale dell'IRPEF per far fronte alle mancate risorse in sanità. Il 2024 si apre con l'impegno, dice il presidente Giani, di incassare il payback farmaceutico, soldi che spettano alla regione, e di riabbassare le aliquote oggi alzate. E siccome è un credito che noi vantiamo, arrivi anche il payback e il prossimo anno si possa arrivare a rivedere queste aliquote e a diminuirle. Il capogruppo del PD, Vincenzo Ceccarelli, mette al primo posto fra le priorità del 2024 la sanità pubblica e il lavoro. Vorrei augurare a tutti i toscani e a tutte le toscane salute e lavoro. Ecco che noi stiamo facendo scelte per cercare di tutelare la sanità pubblica e stiamo cercando di fare delle scelte con questo bilancio che prevedono tanti investimenti per quanto riguarda la difesa del suolo, che contiene risorse per quanto riguarda le famiglie e i territori che hanno subito l'alluvione, che aumenta le risorse per i giovani, che aumenta le risorse per il sociale, quindi un bilancio che vuol tutelare le fasce più deboli. Il lavoro è al centro anche delle dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli. I provvedimenti presi dal governo, ad iniziare dall'abolizione delle misure assistenzialistiche, leggi reddito di cittadinanza, vanno nella giusta direzione. Io mi auguro, ma non ho dubbi di questo, perché per fortuna i segnali stanno arrivando, sia l'anno del lavoro e dei giovani. L'anno in cui il Paese riparte appieno con l'occupazione sarebbe un sogno di tutti, pensare che i nostri ragazzi, le nostre ragazze, i nostri neodiplomati, i nostri neolaureati possano tornare a sognare una carriera dignitosa e florida nel proprio Paese senza dover pensare a dove andare oltre confini per affermarsi e per avere una carriera dignitosa. L'aver iniziato a cancellare quei dispositivi assistenzialisti che a niente servivano se non a sperperare soldi e essere tornati a investire in politiche attive per il lavoro ci fa ben sperare. A livello locale però il centrodestra guarda con particolare attenzione agli appuntamenti elettorali. Sicuramente uno degli obiettivi più importanti è quello di aumentare i capoluoghi in Toscana, quindi la vittoria di Firenze, la vittoria di Livorno e la vittoria di Prato, perché questo progetto è un progetto di centrodestra unito, un progetto serio e soprattutto è un progetto che ci fa sognare, sperare in funzione di Toscana 2025, che è il grande obiettivo che come centrodestra ci siamo dati nei prossimi 2 anni, tutto parte dalle amministrative. E poi l'obiettivo personale, diciamo, del gruppo Lega a livello regionale è sicuramente quello di una riforma sanitaria. E siamo stanchi di ricevere quotidianamente segnalazioni da cittadini che devono attendere 7, 8 mesi, 10 mesi, un anno per poter fare una visita, 2 anni per poter fare un intervento, oppure doversi recare al privato e magari togliere quei soldi nel salvadanaio delle famiglie della Toscana per poter fare una visita, un controllo, perché la salute deve essere al centro della politica, della buona amministrazione. Dal nostro punto di vista, dichiara il Movimento 5 Stelle, proseguiremo in consiglio con l'opera di controllo, auspicando però più collaborazione fra le forze politiche. Da parte nostra ci sono state anche delle proposte e io preannuncio già che presenterò una nuova proposta per la ripubblicizzazione dell'acqua, sarà la terza, questa volta voglio vedere di eliminare qualsiasi appiglio per la maggioranza per poterla anche solo portare in discussione, perché le mie proposte di legge non sono mai arrivate in aula e questo la dice lunga sulla clima di collaborazione e di reciproco rispetto fra forze politiche, questo la dice lunga. Per quanto riguarda l'attività di controllo, noi non facciamo altro da 4 anni, quindi sicuramente continueremo a farlo al nostro meglio. Io sono sempre stato tanto orgoglioso di essere toscano e quindi è un premio che fa tanto piacere. Mi sento di aver comunque portato la mia toscanità sempre in giro con me in tutto il mondo.
Il gonfalone d'argento del Consiglio regionale della Toscana a Giorgio Chiellini, il difensore della nazionale che lo scorso 12 dicembre ha annunciato l'addio al calcio giocato. Da Livorno al tetto del mondo, col mio essere toscano, ha detto Chiellini, ricevendo il riconoscimento. Siamo diretti, siamo veri, siamo tosti e questo credo che sia una cosa che ci viene riconosciuta sicuramente in tutta Italia. Ricorda una particolarità nello spogliatoio della Juventus con Massimiliano Allegri. Era uno dei pochi che capiva le sue battute, perché faceva sempre mille aneddoti come con livornesi, modi di dire, parole che si usano solo qua. A consegnare il riconoscimento il presidente del Consiglio regionale della Toscana, a uno, dice Mazzeo, dei più forti difensori, ma non solo. E allora alla fine di questa grande carriera, è stato uno dei più grandi difensori del mondo negli ultimi 30 anni, abbiamo deciso di dargli il massimo riconoscimento, non solo per le sue capacità sportive come atleta, ma anche e soprattutto come uomo, come esempio e modello verso tante ragazze e tanti ragazzi toscani. Si può cadere, ci si può rialzare, si può perdere, si può vincere, ma si deve stare nello sport come luogo di relazione. La cerimonia a Palazzo Civico, a Livorno, città natale di Chiellini. Un legame, sottolinea il sindaco, mai interrotto. Perché Giorgio poi è cresciuto qua, è cresciuto nel Livorno 9, ha giocato nel Livorno contribuendo a una scalata ai vertici del calcio italiano, poi ha fatto la sua luminosa carriera ricordando sempre la sua città, tornando sempre qui e facendo anche tante cose belle per realtà della nostra Livorno. Ci sono milioni e milioni di danni, ci sono aziende completamente distrutte. Stasera siamo qua per ricordare, perché oggi si dimentica tutto con estrema facilità. Da Piero Pelù a Fiorella Mannoia, da Marco Masini a Gianni Morandi. E ancora Ginevra Di Marco, Irene Grandi, Banda Bardot, Paolo Iannacci e Peppe Voltarelli. Sono alcuni degli artisti che hanno risposto all'appello di Stefano Massini, Toscana and Friends, serata per raccogliere fondi per le popolazioni alluvionate dello scorso novembre. E alla Tuscany Hall i biglietti sono andati esauriti. E c'è una grande partecipazione, questo ci dà tanta gioia e la felicità di ritrovarci poi. Sentirsi anche utile in qualche modo ci fa stare meglio, almeno a me fa stare meglio. Poi l'invito di Stefano non potevo mancare, perché ci ha trasmesso questa voglia di non dimenticare e di ricordarci quello che è successo. Una serata, dice Massini, testimone oculare dell'alluvione, dell'orgoglio toscano, ma particolare, non quello da cartolina. Perché i danni qua ci sono stati e non possono essere dimenticati soltanto perché qua non c'è Piazza del Campo, non c'è il Palazzo Vecchio e non c'è Piazza della Signoria, non c'è la Torre di Pisa, ma comunque sia le persone ci sono e i danni li hanno avuti lo stesso. A me ha colpito tanto l'immagine di tutta quella quantità immane di quaderni di scuola, di libri, di album, di fotografie buttati per strada, portati via dai fiumi, a memoria della gente. Ed è anche la serata dell'appello al governo perché rispetti i tempi e le promesse sui risarcimenti. È sempre importante per onestà fra esseri umani che i patti vengano mantenuti. Fare in modo che non si dimentichi. La Regione, dice intervenendo il governatore Giani, ha messo 25 milioni per le famiglie e 50 per le imprese. È una goccia a fronte dei miliardi di danni. Aspettiamo fiduciosi dal governo. Ovunque quello che abbiamo chiesto è quello che voi state facendo stasera. Alzate la voce perché, per poter ottenere almeno quello che consente di ripartire e poi a poco i ristori. Abbiamo calcolato 2 miliardi e 100 milioni di danni. In apertura di serata è stato presentato in anteprima il documentario Casca il cielo, finanziato dal Consiglio regionale e realizzato dai registi Lorenzo Garzella e Rohan Johnson. Noi abbiamo accolto subito l'invito di Stefano Massini, di Piero Pelù, di Fiorella Mannoia. Abbiamo deciso di fare la nostra parte, di mettere alcune risorse che erano destinate ad un evento della Festa della Toscana, perché oggi questa è un po' un modo in cui noi vogliamo dare un piccolo contributo per tutte quelle donne, quegli uomini che hanno perso tutto. Serve l'impegno di tutte le istituzioni. Oggi noi saremo qui
per dire che continueremo a non voltarci all'altra parte, a fare la nostra parte come abbiamo provato a fare già con il bilancio di quest'anno. Serve un lavoro collettivo. A me piacerebbe tra qualche tempo poter ritornare nei luoghi più colpiti e tornare a vedere il sorriso delle tante persone che oggi ci scrivono molto preoccupate, alcune anche molto arrabbiate, perché giustamente quando si perde la casa, si perde la propria vita, si ha bisogno di tutti. Allora, sapere che stasera 1500 persone qui vengono a dare il proprio contributo, sapere che ci sono artisti di livello nazionale che hanno deciso gratuitamente di essere qui insieme a noi, mi fa dire che la Toscana c'è, quel cuore grande che batte forte in Toscana continua ad esserci e speriamo davvero che sia una bella serata e non abbassiamo mai l'attenzione perché ci sono tante donne e tanti uomini che hanno perso tutto. I tendaggi, tutto quello che avevo, divani, letto, andato, libri, tutto, le fotografie, l'abbigliamento, i ricordi dei genitori, personali. È sparito tutto in una notte. Un anno di eventi per ricordare Cosimo I de' Medici, di cui ricorrono i 450 anni dalla morte. Tante le iniziative per celebrare un grande protagonista della storia e dell'identità toscana. Mostre, concerti, eventi che coinvolgeranno anche le scuole. L'apertura delle cerimonie si è tenuta il 9 gennaio nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze, introdotta dal Presidente della Regione Eugenio Giani. Innanzitutto noi abbiamo programmato come Regione tre iniziative importanti. Quella della mostra che si aprirà nel Palazzo Sagrati Strozzi, il palazzo in Piazza del Duomo della Presidenza della Regione il 21 di aprile, che è poi il giorno in cui si ricorda la nascita di Cosimo I de' Medici. Poi avremo la possibilità di sviluppare un'iniziativa il 27 agosto, esattamente il giorno in cui fu nominato Magnus Dux Etrurie, era il 1569, diventa per la bolla di Pio V il Granduca di Toscana, e poi un concerto proprio con la musica che ricorda come in realtà è proprio nel periodo di Cosimo che vi è a Firenze una grande affermazione di una cultura che si esprime anche in termini musicali. Ma al di là di queste tre iniziative della Regione Toscana, noi faremo un bando, 200.000 euro, per raccogliere le proposte dei comuni che sono interessati a quello che sono state realizzazioni, opere di Cosimo I de' Medici, perché vi sia una sensibilità diffusa sul territorio. E con questo, anche in virtù del libro che ho scritto su Cosimo I de' Medici, manifesterò disponibilità anche ad andare nelle assemblee di studenti per parlare di una storia locale che manca troppo nelle scuole e che invece cogliamo l'occasione dei 450 anni per vitalizzarla. La Toscana è l'unica delle 20 regioni italiane che ha una radice di 450 anni, una radice che deriva dal fatto che questo esponente, che è un po' lo statista di Casa Medici, come Lorenzo il Magnifico fu l'uomo di cultura, il mecenate, Cosimo è l'uomo che organizza e definisce uno Stato, lo fa 450 anni fa dando alla Toscana il profilo di uno Stato che poi si trasformerà in regione. Nessun'altra delle regioni italiane ha questa caratteristica. Il Sud Italia era il regno delle due Sicilie, comprendeva 7-8 delle attuali regioni italiane, lo Stato Pontificio comprendeva il Lazio, le Marche, l'Umbria, la Romagna e l'Emilia fino a Bologna, lo stesso Regno di Savoia aveva 4 delle regioni attuali, la Val d'Aosta, il Piemonte, la Liguria, la Sardegna, il Lombardo-Veneto era con l'Austria. Quando si costituisce l'Italia, l'unica regione che ha già un'identità e l'ha da centinaia d'anni, proprio grazie a Cosimo I de' Medici, è la Toscana. E al motivo perché la nostra è l'unica regione che ha anche un nome inglese fra le regioni della penisola, a parte le due isole, Tascani con Toscana, e questo senso dell'identità e il valore della Toscana è proprio perché quest'uomo riuscì a comporla e a organizzarla 450 anni fa. Presenti il sindaco di Firenze Dario Nardella e Giovanni Cipriani, docente di storia dell'Università di Firenze. Ricordare Cosimo I de' Medici significa valorizzare il nostro straordinario patrimonio storico, artistico e culturale. Questo Palazzo Vecchio, per come lo vediamo e lo conosciamo oggi, che negli ultimi anni abbiamo aperto a tanti fiorentini, è anche merito dell'operato di Cosimo I, dei suoi grandi architetti, artisti,
alla corte Medice avevamo architetti e artisti del calibro di Giorgio Vasari, che in effetti è il protagonista di questo Salone dei 500. Cosimo è stato anche un abilissimo politico che ha portato alla massima espansione il Granducato, con lui nasce il Granducato, con lui nasce la grande influenza culturale e politica su tutta la Toscana. Possiamo dire che è stato l'ultimo dei grandi Medici, e certamente Cosimo I insieme a Cosimo il Vecchio e a Lorenzo il Magnifico hanno rappresentato la grande storia della dinastia Medicea. Ricordarlo quest'anno, nell'anniversario della sua morte, significa appunto avere più consapevolezza di cosa è stato Firenze, in Toscana, nel mondo, grazie all'operato di un grande personaggio come è stato Cosimo I. Cosimo I è un personaggio eccezionale perché, giunto al potere casualmente per la morte violenta del duca Alessandro dei Medici nel 1537, riesce in pochi anni non solo a consolidare il potere come duca di Firenze, ma successivamente a arrivare alla conquista dello Stato senese. La guerra di Siena fra il 1553 e il 1555 è fondamentale. Cosimo sarà duca di Siena nel 1557 e questo sarà poi il trampolino di lancio per giungere al titolo di Granduca di Toscana, titolo che raggiunge nel 1569. Quindi l'artefice realmente della nuova realtà politica toscana ai massimi livelli.